Un saluto a tutti cari bikers e bentornati su Nick on the Road. Finalmente nuovo video, primo video in sella alla nuova CB 650F Honda. E sì, alla fine ragazzi, molti di voi ci hanno preso. Ho comprato un Honda, sono rimasto in casa Honda, ma è questa la moto che volevo. Intanto guardate qua lo spettacolare panorama che vi offro oggi da Capocaccia nel tornare ad Alghero. Intanto abbiamo questa bellissima strada con queste belle curve, dove questa moto ragazzi scende, che è un piacere. Non prendete questo video come una recensione di questa moto, ma più che altro delle impressioni di un possessore di questo mezzo. Questa moto ragazzi è facilissima da guidare, va bene per tutti. I freni sono eccezionali, fanno bene il loro lavoro, fastoso un pochino il freno posteriore, per il resto il freno davanti dotato di ABS si comporta molto bene. Questa moto ragazzi pesa di più rispetto al mio vecchio Hornet. L'Hornet senza liquidi, cioè con tutti i liquidi, pesava 186 kg contro 208 di questa, ma vi garantisco che in confronto non si sentono. È una moto che in marcia è veramente leggera, ma maneggevole, si inserisce molto bene in curva. Il motore è un po' meno cattivo rispetto a quella dell'Hornet, però comunque molto fruibile e gestibile, e non riscontro nell'uso dell'acceleratore problemi di on off come nella mia vecchia moto. Insomma, quello che posso dirvi è che mi sto trovando veramente bene con questa moto fin da i primi chilometri. È una moto che secondo me saprà accontentare sia il neofita che chi ha più pratica. Insomma, frizione morbidissima, riesco tranquillamente a cambiare con due dita, frizione a cavo. Questa moto ha 91 cavalli, è una coppia a 8000 giri a 84 Nm se non ricordo male, che comunque non è poco. Chiaramente 4 cilindri linea, 16 valvole, spinge bene anche ai bassi questo motore rispetto all'Hornet, anche se comunque normalmente i 4 cilindri sotto un certo regime sono un po' vuoti. Però devo dire che questa moto si comporta davvero bene, è agilissima, il manubrio piega bassa è stupendo, cosa che non c'era nel modello 2016. Insomma, ma bello anche per questo, un manubrio piega bassa montato su riser in gomma che praticamente annullano le vibrazioni. Vi posso dire che su questa moto non avverto vibrazioni neanche andando a 130 km/h, è un piacere da guidare. Il cambio è molto preciso e si inserisce in curva che è una meraviglia. Sta dove la mettete. Le gomme di primo equipaggiamento ragazzi non sono male, sono delle Dunlop Sport Max, ma vi devo dire ragazzi che fin dai primi metri, dai primi chilometri, dalle prime curve mi hanno dato abbastanza confidenza e mi trovo veramente bene. E rispetto all'Hornet ragazzi è un salto enorme, anche se questa moto comunque viene definita un po' la nuova Hornet. Insomma, guardate che fluidità di motore, caspita, e tra queste curve ci si diverte proprio. Il misto chiaramente è l'ambiente naturale di questa moto, guardate come si inserisce bene in curva, è leggerissima veramente rispetto alla mia vecchia moto ragazzi, è un giocattolo. Mi sembra di guidarla da anni. Chi dice che quelli che dicono
che quando si passa da un'onda all'altra onda sembra di essere a casa, hanno assolutamente ragione. Anzi, per me forse di più, perché non lo so come spiegarvelo, mi sono trovato subito molto meglio. Guardate come fila intanto bene fra queste curve, ragazzi. Non so che dirvi, ma io ho una guida molto molto tranquilla, però con l'Hornet non riuscivo, nonostante questa sia una strada che conosco, non riuscivo con l'Hornet a prendere le curve in questa maniera, insomma. Anzi, più di una volta ho rischiato i dritti e ho rischiato di andare fuori e non riuscivo a fare le curve in maniera così pulita come con questa moto. È un qualcosa di spettacolare. La mettete in curva e sta lì dove la mettete. È un qualcosa di spettacolare. È leggerissima, si riesce a cambiare direzione in un lampo. Il sound della marmitta originale non è neanche male, la verità. Non è quel sound pomposo e forte, però non è male, ma questo è un altro discorso, non ci importa. Le sospensioni di questa moto vanno per il loro lavoro, non sono completamente regolabili, sono sospensioni standard, quindi forcelle standard sull'anteriore, regolabili solamente nel precarico in 7 posizioni, e anche il mono posteriore è regolabile in altrettante 7 posizioni nel precarico molle, insomma. Sono le nuove sospensioni, quelle anteriori Shoah Dual Bending Valve. Sono tarate bene, secondo me sono tarate veramente veramente bene. La moto va via con piacere. Come si sta su questa moto? Si sta veramente comodi. La posizione, nonostante il manubrio piega bassa, non è troppo caricata in avanti, anzi, rispetto alla mia vecchia Hornet, io faccio sempre il paragone perché quella è la moto che ho avuto prima e quella è la moto che ho guidato, e ho guidato solo quella. Rispetto alla mia vecchia Hornet sto decisamente più comodo. Questo vi parlo sia quando avevo il manubrio di serie sulla Hornet, sia quando ho messo il manubrio della Barracuda. Su questa moto sto decisamente più comodo, sia come postura che come sella. La sella è morbidissima, comodissima, non ha aperto fino adesso fastidi, e vi posso dire che anche il passeggero sta decisamente comodo. La sella per il passeggero dietro rispetto alla Hornet che avevo prima è un pelino più ampia. Ho già portato la mia fidanzata a fare un paio di giri in moto, veramente si è trovata comodissima, è un cuscino davvero. Sella comodissima anche per il passeggero. Il passeggero dietro chiaramente non ha appigli, perché mentre sull'Hornet avevamo un maniglione posteriore che alla fine poco serve, insomma, perché il mondo, ragazzi, ci sta, bisogna chiedere che aggrappate al serbatoio. Comunque il passeggero posteriore non ha appigli, se non sotto la sella, un piccolo appiglio sotto la sella. Ma ripeto, andando a questa marcia, insomma, non è il caso di appigliarsi nessuna parte, sinceramente tenersi sul serbatoio. In posizione di sella veramente comoda, e questo motore è un'erogazione veramente veramente fluida, si guida, ragazzi, che è un piacere. Io sono veramente stupito da questa moto, l'ho comprata alla cieca perché chiaramente non ho avuto modo di provarla, mi sono basato, chiaramente ho visto un sacco di recensioni di questa moto, sono andato a vederla bene in concessionario e comunque sapevo che con una moto del 2017 mi sarei comunque sicuramente trovato meglio rispetto a una moto di 10-15 anni fa, insomma. Ma non pensavo così tanto, veramente non pensavo così tanto. Una moto che con cui mi sono trovato bene sin da subito ed è un piacere guidarla. Ora la bella stagione è finita perché siamo a novembre, ma non vedo l'ora che ritornino quelle belle giornate calde
per andare a fare un bel giro da qualche parte qui in Sardegna con me. In questa moto la mia fidanzata. È davvero, ci si diverte un sacco, questa moto mi sta facendo divertire un sacco. Strumentazione molto essenziale e compatta, spero ci sono tutte le informazioni che insomma ci servono. La strumentazione di questa moto è divisa in due quadranti. Nel quadrante sinistro troviamo il tachimetro e esternamente il contagiri. Nel quadrante destro invece abbiamo l'orario, il livello del carburante in 6 elementi. E poi chiaramente abbiamo il chilometraggio della moto e schiacciando il tasto select posizionato al centro del cruscotto, abbiamo il tasto select e il tasto set. Schiacciando il tasto select possiamo ciclare fra i vari elementi, quindi chilometraggio totale, 2 km parziali, il consumo istantaneo e il consumo medio. Ragazzi, questa moto non beve niente, ha un consumo veramente basso. Vi posso dire che sono riuscito a fare tranquillamente i 21 km al litro, quindi chiaramente rientra nella norma Euro 4, inquina meno, consumi ridotti, ma devo dire, poi ragazzi, io non ve l'ho mai nascosto, i consumi sono quelli che comunque mi sono sempre interessati, e direi che 20 km al litro per una moto del genere sono decisamente buoni. Le luci anteriori di questa moto, come quelle posteriori anche, sono full LED, un bel impianto moderno, ha un muso questa moto ragazzi che mi piace un sacco. L'unica cosa che non gradisco di questa moto sono i cerchi tutti neri, e io nella moto non li ho mai sopportati, però adoro il design di questa moto, insomma, mi sto trovando da Dio. Comunque a fare la postura farò mettere degli stripes rossi intorno ai cerchi, probabilmente quando andrò a fare il tuo tagliando ancora ci vorrà un po', sono appena 240 km, dovrò fare ancora un po' di pressione. Guardate come riprende bene questa moto in tranquillità, cioè io parlo e questa moto ragazzi rispetto all'Hornet cilindrata, nonostante la maggiore cilindrata, non lo so raga, io su questa moto mi sento molto più sicuro, tranquillo, proprio la sento mia dopo pochi chilometri, la sento proprio subito, la sento io questa sensazione di aver guidato questa moto da sempre, cosa che con l'Hornet non avevo. Ho avuto un po' di difficoltà a capirla, mentre con questa moto più tempo ci passo di sella e più ho la sensazione di padroneggiarla come si deve, insomma. Anche l'utilizzo in città di questa moto non è niente male, scivola bene nel traffico, è molto molto, il suo motore è molto molto modulabile, ci permette di buon utilizzo anche tutti nelle cose di tutti i giorni, insomma, no? Nelle strade di tutti i giorni l'utilizzo cittadino è veramente buono. Unica cosa che mi dà un po' fastidio ancora di questa moto sono gli specchietti, sono belli grandi, però si fatica un po' a regolarli e nonostante tutto sono un po' cortini e si fa un pochino fatica delle volte a riuscire dietro, anche perché con il braccio vado un po' a coprire parte dello specchietto, infatti con un pochino a vederlo, però per il resto tutto ok. Quanto costa questa moto non ve lo dico, però potete, come detto nei video precedenti, andarvi a vedere i prezzi sul sito ufficiale, insomma i prezzi sono riportati. Un attimo di sistema il sottocasco perché qua se no mi raffreddo, ok? I prezzi sono riportati sul sito ufficiale. Vi posso però dire quanto mi hanno valutato l'Honda, insomma, ripeto,
mi hanno fatto una buona valutazione, non pensavo, infatti quello poi è ciò che mi ha fatto scegliere di prendere questa moto per la mia Hornet. Anno 2006, con 23.000 km mi hanno dato 2.200 euro, che poi vanno scalati al prezzo di acquisto della moto. Tenete presente che al prezzo della moto poi ci sono da aggiungere altri 300 euro di messa su strada. Quindi, volete sapere quanto costa la moto? Andate sul sito ufficiale Honda, cercate CB650F, guardate il prezzo, aggiungete 300 euro di massa su strada, togliete le 2200 euro che mi hanno dato per la Hornet e i giochi sono fatti, insomma. Giornata bellissima oggi per andare in moto, eh. Dopo che ha piovuto tutto il giorno, Madonna santa, ha fatto schifo ultimamente questa giornata. Io praticamente ho ritirato la moto pochi giorni. Adesso questo video uscirà un po' più in là, perché sto cercando come sempre di programmare dei video un po' più in là. Però io ho ritirato la moto questa settimana di mercoledì. Oggi è sabato, io praticamente mercoledì ho ritirato la moto. Il tempo non era favorevole, quindi ho avuto tempo proprio di portarla giù da Sassari, metterla in garage il pomeriggio, un mezzo giro per far fare un giretto anche sulla moto nuova alla mia fidanzata. Poi praticamente la moto è rimasta in garage per due giorni, perché veramente è sceso giù il mondo, ha diluviato da matti e non ho potuto praticamente utilizzarla per un po'. Adesso questo fine settimana fortunatamente il tempo è buono, quindi possiamo approfittare per provarla come si deve, insomma. E questa moto veramente è spettacolare. Il video di oggi, ragazzi, si è dilungato un po' troppo. Ditemi un po' cosa ne pensate di questa nuova moto. Commentate come sempre, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Questa è la moto, insomma, che comparirà nei miei video, è il mezzo che mi accompagnerà per diversi anni. Quindi niente, senza indugiare con questo panorama cittadino oggi, vi lascio e vi invito a seguirmi al prossimo video. Un saluto da Nicola, alla prossima, ciao ragazzi! Dale, mas, mas, non puedo fare.